Bentornati, oggi parleremo degli equalizzatori. Lo faremo utilizzando FL Studio e il Fluity Parametric Qt, ma tutto quello che vedrete vale per qualunque DAW e per qualunque equalizzatore parametrico. Utilizzare l'equalizzatore su ogni traccia del nostro brano è un passaggio fondamentale per qualsiasi genere musicale. Noi vogliamo che il nostro ascoltatore abbia un'esperienza piacevole e che sia in grado di distinguere bene tutti gli strumenti per la durata dell'intero brano, anche quando ci saranno diversi elementi che suoneranno contemporaneamente. Per ottenere questo, interverremo sulla dislocazione spaziale degli strumenti e sulla loro dislocazione nello spettro delle frequenze. Per quanto riguarda la dislocazione spaziale, lo faremo tramite l'immagine stereo, quindi mettendo alcuni strumenti in stereo, altri in mono, definendo il pan e il delay di alcuni strumenti, ma quello di cui ci occuperemo in questo tutorial sarà invece la disposizione degli strumenti nello spettro delle frequenze, tramite l'utilizzo dell'equalizzatore. Andiamo a vedere come si fa. Abbiamo qui il nostro 3x oscillator, l'ho assegnato alla traccia numero 5 del mixer e adesso andiamo a inserire una sessione del Fluity Parametric Qt. Vedete che una volta aperto potete ridimensionare l'interfaccia a vostro piacimento. Questa è una cosa molto utile non solo quando fate tutorial ma anche quando ci lavorate. Se fate doppio clic qua prende tutto lo schermo. Adesso vi faccio vedere che quando suono si creeranno delle bande verticali rosse. Più è intenso il rosso in una banda verticale, maggiore sarà l'ampiezza del suono in quel determinato punto, su quella determinata frequenza. Ora vedrete che se mi sposto lungo le note da destra verso sinistra, quindi dalle più basse verso le più alte, vedete spostare le bande rosse anche qua. Avete visto? Vedete che qua sopra vi fa vedere da Do 1 fino a Do 4 fino a Do 9. Queste frequenze corrispondono alla posizione delle note sulla tastiera e anche ve le divide tra sub, bass fino ad arrivare alle frequenze alte. Questo sistema delle bande rosse è molto utile perché, ad esempio, se state facendo il missaggio di una parte vocale, nelle parti in cui vedrete queste bande rosse particolarmente infuocate, significa che molto probabilmente lì c'è una parte harsh, è un termine che si usa riferito alla voce, diciamo una parte più dura, non è facile tradurlo in italiano, però spesso lì dovrete intervenire con l'equalizzatore per smussare un po' con le frequenze. Questo relativamente alla voce, però. Adesso vi faccio vedere che se aumento le frequenze alte, si percepirà un suono più brillante. Vedete che abbiamo 7 bande di frequenza. Cliccando su ognuno di questi, vedete che abbiamo diverse tipologie e diversi ordini. Key semplicemente rappresenta una nota. Quindi se io voglio portare questa banda, ad esempio, sul Do 4, clicco qui sopra e lui mi piazza esattamente sul Do 4. Tra le tipologie, ad esempio, possiamo prendere il passabasso. Vedete cosa fa? Ha rimosso tutte le frequenze che stanno a destra di questo. Adesso si sentirebbero soltanto le frequenze che sono qui. Spostandomi, reintroduco le altre frequenze. Vi faccio sentire. Like Pass fa esattamente la stessa cosa, ma tagliando le frequenze basse e lasciando passare quindi soltanto le frequenze alte. Band Pass e Band Stop sono due modalità particolari che userete soltanto in specifici casi di sound design. Ve li faccio comunque vedere al volo. Questo è Band Pass. Questo è Band Stop. Low Shelf è molto utile se volete boostare o abbassare determinate frequenze. Vedete cosa fa? La stessa identica cosa la fa High Shelf. Come in quasi tutti i controlli di FL Studio, cliccate col destro, fate reset e vi riporta alla posizione di default. Poi abbiamo Picking, che è utilissimo. Questo è il sistema migliore se volete aumentare, boostare alcune frequenze o ridurle. E potete farlo in maniera veramente chirurgica, cioè utilizzando la rotellina del mouse, vedete? Potete cambiare la forma, ampliarla o ridurla. Guardate cosa fa. Abbiamo detto che le bande sono 7, questo vi permette di creare conformazioni molto complesse per quanto riguarda l'aumento o la diminuzione delle frequenze nello spettro. Ok?
Una volta che abbiamo scelto il tipo di intervento, quindi mettiamo che abbiamo scelto un egg pass, possiamo scegliere anche l'ordine, cioè la modalità. Di default ci dà 2, che è diciamo la versione più morbida. Possiamo andare ad irrigidirla con varie forme o a restringerla in varie forme. Questa è la versione più netta, più rigida, che permette un taglio molto sharp delle frequenze, mentre questo dà un taglio molto più gentile, direi molto più realistico, perché va ad abbassare le frequenze in maniera più delicata. Ovviamente dipende dal tipo di intervento che vi interessa fare. Vedete che è in grado di fare un taglio molto netto e molto clean, eh? Funziona molto bene questo equalizzatore. Queste impostazioni del tipo e dell'ordine le trovate anche quassù, però io trovo che sia molto più comodo come anche l'altezza, potete variare anche da qua. E altri parametri ancora li trovate qua sotto. Io trovo che sia molto più semplice intervenire qua, cliccando col destro e spostando manualmente tutti i controlli, però vedrete che questi anche hanno una funzione, in particolare se decidete di utilizzare delle automazioni. Allora, facciamo un esempio al volo del perché dovremmo voler equalizzare le nostre tracce. Prendiamo il nostro 3x Oscillator e lo cloniamo. Adesso il primo lo alziamo di un'ottava e diventerà il nostro lead. Il secondo lo abbassiamo di un'ottava e diventerà il nostro basso. Normalmente in una vostra canzone non farete così, cioè innanzitutto al lead e al basso molto probabilmente farete fare melodie differenti, ma oltretutto tenderete ad utilizzare synth diversi con patch diverse, suoni diversi per il lead e per il basso. In questo caso ho voluto esagerare mettendo lo stesso synth, semplicemente spostandolo di 2 ottave in questo caso, perché voglio proprio creare la collisione delle frequenze, voglio farvi vedere cosa accade. Mettiamo il Fruity Parametric EQ anche qui. Adesso se li facciamo suonare, vediamo cosa si va a sovrapporre. Vedete quante frequenze abbiamo in comune? Quindi quello che dobbiamo fare a questo punto è andare a togliere le basse dal nostro lead e le alte dal nostro basso. Mettiamo il lead in solo. Attenzione a una cosa, ci sono delle bande che si vedono che sono dei suoni caratterizzanti per quello strumento. Quindi quando andiamo a toglierle dobbiamo fare una valutazione, cioè togliendo questa barra rossa che vedo qua, il suono cambia. Cambia tanto da non piacermi più, quindi devo valutare e tagliare in maniera cosciente, ok? In questo caso io andrò a togliere qualcosa qua, anche se mi andrà a modificare il suono, perché non voglio andare in collisione con il basso. Avete visto che differenza? Questo è uno dei 3 oscillatori, è l'oscillatore più basso. Chiaramente se lo tolgo il suono mi cambia, anche perché questo oscillatore ha una sua forma d'onda che si sente in maniera particolare, ok? Quindi vado a perdere questo suono. Facciamo la stessa cosa per il basso. Ok, vedete che adesso ogni strumento sta occupando le sue frequenze. Se li ascoltiamo adesso insieme, vedete, sentirete in maniera più netta questo e questo. Facciamo la prova. Come avete visto, ho scelto un taglio più rigido, più netto per quanto riguarda il lead e un taglio più morbido per quanto riguarda il basso. Ovviamente potete usare synth molto più complessi del 3x Oscillator e fare anche interventi molto più complessi. Abbiamo detto che nella realtà avreste usato 2 synth diversi, quindi proviamo con un altro synth, giusto per fare una dimostrazione al volo. In questo caso possiamo andare a dare un boost delle basse frequenze. Sentiamo come suona. È così che si fa il basso in alcuni generi musicali, tipo nella dubstep o nella drum and bass. Proviamo ora ad ascoltarle insieme. Ok, sentite che si distingue ancora in maniera più netta il suono del lead dal suono del basso. Dicevamo prima che possiamo creare anche delle automazioni per il nostro equalizzatore. Quindi andiamo ad inserire il nostro pattern nella playlist. Ed andiamo a creare un'automazione per questo. Questo è il parametro che io voglio automatizzare. Vedete cosa fa? Quindi Create Automation Clip. Ed eccolo qua, me lo trovo nella playlist. Quindi qua posso cliccare e creare tutto quello che voglio. Sentiamo un attimo al volo. Guardate cosa fa.
Ma ancora meglio posso fare. Così e così. Ascoltate ora. Abbiamo anche una serie di preset che possiamo utilizzare, molto comodi, ad esempio quello per il kick, oppure alcuni particolari tipo questo Old Telephone o Radio, che creano degli effetti molto adatti, ad esempio per la musica lo-fi, o se volete creare uno stacco particolare all'interno della vostra canzone o nell'intro della vostra canzone, guardate come sono. Sentite, così è senza equalizzatore. Così è con l'equalizzatore. In conclusione, il flutti parametriche EQ è uno strumento utilissimo e io vi consiglio di usarlo sempre quando create le vostre canzoni e di metterlo anche su tutte le tracce. Bene, e questo è tutto per quanto riguarda l'utilizzo di un equalizzatore parametrico. Se avete delle domande o delle richieste, scrivetele nei commenti e vi risponderò. Come al solito, vi lascio in descrizione al video il link a tutti i tutorial in italiano di FL Studio e noi ci vediamo al prossimo video.